Stava trasportando dei materiali al terzo piano di una palazzina in ristrutturazione ad Agropoli quando è scivolato, ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto. Per Alessio Merola, 60 anni, titolare della ditta edile incaricata dei lavori, non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo per il grave trauma cranico e toracico riportato dopo un volo di circa 20 metri terminato sopra un camion in sosta nella zona. La tragedia è avvenuta sabato mattina, intorno alle 7, a due passi dal lungomare di Agropoli, in via Pasquale Voso, una traversa di via Risorgimento. L'uomo è caduto dall'impalcatura sotto gli occhi increduli e impotenti dei suoi operai. Sotto shock Agropoli, dove Merola era molto conosciuto e stimato come costruttore scrupoloso, che amava tanto il suo lavoro da operare di persone, spesso anche il sabato, ma anche come persona molto disponibile e dal sorriso sempre aperto. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118 e ai medici che hanno tentato di salvare il sessantenne, i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno effettuato i rilievi e il magistrato di turno della procura di Vallo della Lucania. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta per valutare le condizioni di sicurezza in cui si lavorava e vagliare eventuali responsabilità. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Al diffondersi della notizia, anche il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è accorso sul luogo dell'incidente.